Francesco è il quarto Papa a visitare il Campidoglio dopo San Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Tanti fedeli che hanno atteso questa mattina l'arrivo del Pontefice. È stata la sindaca ad accoglierlo a Palazzo Senatorio. Francesco ha quindi incontrato il marito e il figlio della Raggi, poi un colloquio privato con la prima cittadina durato una ventina di minuti. Successivamente il Papa ha fatto il suo ingresso in aula Giulio Cesare. C'era grande attesa per il discorso del Pontefice pronunciato davanti ai consiglieri comunali e alla giunta Raggi. Francesco ha chiesto una rinascita spirituale e morale della città e poi ha posto l'attenzione sul tema dell'accoglienza. Roma, città dei ponti, mai dei muri. Non si temano la bontà e la carità. Esse sono creative e generano una società pacifica, capace di moltiplicare le forze, di affrontare i problemi con serietà e con meno ansia, con maggiore dignità e rispetto per ciascuno e di aprirsi a nuove occasioni di sviluppo. La Santa Sede desidera collaborare sempre più a meglio per il bene della città, al servizio di tutti, specialmente dei più poveri e svantaggiati, per la cultura dell'incontro e per una ecologia integrale. Essa incoraggia tutte le sue istituzioni e strutture, come pure tutte le persone e le comunità che ad essa fanno riferimento, ad impegnarsi attivamente per testimoniare l'efficacia e l'attrattiva di una fede che si fa opera, iniziativa, creatività al servizio del bene. La sindaca ha ringraziato Francesco per la straordinaria attenzione che rivolge alla capitale. Roma città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo, ha precisato la Raggi. La capitale è anche la città della solidarietà, ha proseguito la sindaca grazie all'attività di migliaia di volontari a quella di centinaia di associazioni religiose e laiche come la Caritas, con la quale da decenni siamo impegnati fianco a fianco a sostegno dei più deboli. La ringrazio ancora una volta per le parole che ci ha voluto rivolgere. Le assicuro che ne faremo tesoro. Tutti noi le siamo altresì grati per la raccolta discorsi sull'Europa che ci ha voluto donare, quell'Europa di cui ella è voce alta e illuminata. Infine, quale segno tangibile che la vicinanza che l'amministrazione capitolina riserva e vuole confermare nei confronti di vostra santità e a testimonianza dell'eccezionalità di questa giornata, sono onorata di annunciare l'intitolazione della sala della piccola protomoteca in Campidoglio all'enciclica Laudato Si, con l'espressa volontà di raccogliere le sfide quotidiane in essa contenute. Prima del consueto scambio dei doni e del saluto ai consiglieri dell'Assemblea Capitolina e ai dipendenti comunali nella sala della protomoteca, il Papa ha concluso con una preghiera il suo discorso in aula Giulio Cesare. Al termine di questo mio intervento voglio affidare alla protezione di Maria, Salus Populi Romani e dei santi patroni Pietro e Paolo, ognuno di voi, il vostro lavoro e i propositi di bene che vi animano. Possiate essere concordi al servizio di questa amata città, nella quale il Signore mi ha chiamato a svolgere il ministero episcopale. Su ciascuno di voi invoco di cuore l'abbondanza delle benedizioni divine, e per tutti assicuro un ricordo nella preghiera. E voi pregate per me, e se qualcuno di voi non prega, almeno pensatemi bene. Grazie tante.